da 10 poppi. Anche questa può essere una bella missione. Posso farcela, posso farcela. Sicuramente ci aiuteranno. Allora, sono arrivati qua. Devo fare un paio di missioni. Sarà qui l'incontro coi centauri? Beh, non sanno che stiamo arrivando. Quindi, più che un incontro, è una sorpresa, direi. Una volta preso dei bolcini, capiranno perché siamo qui e ci aiuteranno. Lo spero davvero. Forse vedranno la nostra sincerità. Lo spero. Hanno sempre l'aria di sapere tutto. È quasi inquietante. Dopotutto sono famosi per la loro onniscienza. È la parola giusta. È solo che... No, niente. Cosa c'è? Non è niente, davvero. Non abbiamo segreti. Esatto. Diremo semplicemente la verità sulle nostre intenzioni. Dovranno aiutarci per forza, no? Sì, certo. Hai assolutamente ragione. Incontriamoli e informiamoli sui bolcini. Sono sicura che andrà tutto bene. Voi che cosa ci fate qui, umani? Per favore, volevamo parlare con voi. Ah, volete raccontare ai vostri amici della volta in cui avete parlato a un centauro e la bestia vi ha risposto? No, mai! Ci serve solo il vostro aiuto. Basta! Hai commesso un grave errore venendo qui, piccola strega. Basta così. Elec, far male ai giovani non è nei nostri costumi. Non scordare il tuo posto, vecchio. Il capobranco sono io, e mentre tu pensi ai costumi, la loro razza continua a massacrarci senza alcuna pietà! Loro non hanno massacrato nessuno. Quindi nessuno farà loro del male. Sappi questo, Dorran. Se mai io li dovessi rivedere, la pagherete tutti e tre. Sciocchi poppanti. Sapete che accade ai maghi che vengono qui? Ora, seguitemi. I bolcini d'oro sono ancora vivi e i bracconieri li cacciano. Sanno che la chiave per trovarli è la luce della luna, ma non sanno che significhi, per ora. Ti prego, aiutaci a trovare i bolcini prima dei bracconieri. Che sia... A sud, in una caverna, c'è quello che i bracconieri cercano. Una pietra di luna. Trovatela e mettetela nel cerchio di pietre. Nel frattempo, io parlerò col branco. Raggiungetemi quando finirete. Ok. Momento ansia. Sono confusa. Quindi la luce lunare citata nel diario non è davvero la luce della luna, ma la pietra di luna. Cosa c'entra la pietra di luna coi bolcini? E perché era così sicuro su dove poterla trovare? Ma la pietra di luna non è ovunque. Perché cercarla in una caverna? Conoscendo i centauri, sospetto parlasse di una pietra di luna specifica. La riconosceremo quando la vedremo. Ora, mi fido di lui. Non saprei, ma tendo a credergli. Forse per il fatto che è un centauro. Anch'io. Che peccato sia andato via così in fretta. Si chiamava Dorran, vero? È così che lo ha chiamato il capobranco. Bene, se Dorran sa qualcosa che noi non sappiamo, preferisco agire subito e fargli tutte le domande poi. Posso andare alla biblioteca e fare una ricerca sulla caverna da lui indicata? Ok. Se scopro qualcosa, ti faccio sapere. Capito. La sala della musica è una seccatura con questo continuo scampanellio.